Pierino! 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 Ma l'hai presa tu la mia molla? Don! Dunque, un tizio balbuziente trova un cavallo in mia mameli. Allora decide di telefonare alla polizia. Fa il numero. Risponde alla polizia, dice: pronto, polizia, ho trovato un cavallo in via mamma. In via Mazzini? No, in via mamma. In via Mazzini? Ma no, in via Ah, diavolo, metti giù il telefono. Richiama dopo un minuto, ripete: pronto, polizia, ho trovato un cavallo in via mamma. In via Mazzini? No, in via mamma. In via Mazzini? Al diavolo. Richiama dopo 2 minuti, dopo una mezz'oretta: pronto, polizia, ho trovato un cavallo in via mamma. In via Mazzini? Sì, guarda, ho fatto fatica, ma che l'ho portato. C'era un contadino che ha trovato la moglie col... come si dice? Con l'amante, no? Con quello che lavora lì, col servo lì, sul divano, no? Che faceva l'amore. E poi, ma cosa faccio adesso? Gli dispiaceva, no? E poi, come nei paesi, vanno sempre a consigliarsi dal parroco, va lì dal parroco e si consiglia: cos'è che faccio? Il parroco dice: ma lascialo andare, mandalo via, sto servo, no? Ne troverai un altro. Ma dice: ma servo, quello è in gamba, lavora bene, così faccio, beh, dai, qualcosa farò. Dopo un po' di tempo ritorna lì e vede il parroco, sto parroco, gli dice: ehi, Tony, come va? Va bene? Ah, sì, ah, tutto a posto. Cos'hai fatto? Hai mandato via il servo? No, dice, ho venduto il divano. Due amici caudenti, abituati a pagarsi le loro voglie d'amore nelle case così, decidono a un certo punto di smetterla con questa vita e di non pagare più le 50.000 per le loro storie d'amore. Allora decidono di sposarsi. Si sposano, partono per un viaggio di nozze, dopo un mese si rincontrano nella piazza della città. E l'uno racconta all'altro le proprie esperienze. Sapessi che mi è capitato, sapessi a me. Cioè, a me mi è capitato che la prima sera di nozze, dopo aver fatto l'amore con mia moglie, ho messo mano alla tasca e le ho date le 50.000 lire. E mia moglie immediatamente mi ha mollato un ceffone. Beato te, a me mi ha dato le 20.000 lire di resto. C'è uno che viene sempre a casa ubriaco alla sera. È dalle solite, no, la mia amica la lei, però sempre ubriaco. Una sera è il giorno dello stipendio e la moglie è lì con la suocera che gli dice: è mezzanotte, non ha ancora da arrivare, ubriaco, avrà speso tutti i soldi della paga. E lei, la suocera, che dice: arriverà camo ciò, il tamai ha fatto tutta la paga. Arriverà ancora a casa ubriaco, ti avrà speso tutta la paga. E toma il capes negò. E allora gli dice alla figlia: hai una bella cosa, metti su una veste di diavolo e poi quando lo vedi salire dalle scale che accende la luce, tu ti nascondi e gli dici quello che cosa, dice, che il diavolo, c'è qua il demonio, no? C'è qua il diavolo. Allora questa donna lì, la vecchia, va a dormire e lui arriva alle 2, bel in tir, e arriva, fa un po' di rumore, la moglie aspettava sti soldi dello stipendio per i figli, anche magari qualche cos'altro. Infatti lui arriva, lei si nasconde dietro la porta e fa un po' di rumore e lei gli dice: chi è che dietro la porta? Chi è dietro la porta? Con una candela, con una cosa così per fare un po' di scena la fa. Anche che il diavolo. E qui il diavolo. E lui che risponde: meno male che sono con te, credi che era la mia moglie. Meno male che sono contento, credevo fosse mia moglie. No, c'erano tre mariti che si... una sera, no, si incontrano in un bar e poi dice uno: madonna, io e mia moglie quando sono sposato c'è un sedere che su una sedia non c'è neanche spazio, no? Poi dice: ma non dirlo a me, dice il secondo, mia moglie è quella, guarda, sul divano può solo stare da sola perché c'è un sedere che ti dico, mezzo sedere ancora per terra, no? Poi dice il terzo: questo non è niente, mia moglie è quella c'ha gli occhi blu. Poi dice: ma cosa c'è da fare questo con sedere? Resto tutto sedere. Ortisei, Val Gardena, bella, sana. Molto bene, benvenuti.
benvenuti a Sportacus, auguri a tutti quanti, sono molto contento, siamo alla 22esima puntata e trasmissione sportiva Sportacus che parla di sport e non solo di sport. I nostri ospiti questa sera sono Enzo Iachetti, portiere, ex portiere del Messina al Ciocco in forze e in attesa, in forza cioè in attesa di un nuovo ingaggio. Di un ingaggino che penso benissimo. Che arriverà presto. Natale Natale alla Moviola, salve Natale, buonasera, speriamo non ci siano problemi con la Moviola. Non vorrei essere pessimista, Sercinelli. E forse avete già visto alla mia entrata il poster di Gino La Maglia che è qui con noi ospite ed è qui Gino La Maglia, benissimo. Ciao a tutti, ciao. Membro della famiglia La Maglia, come stai Gino? Tutto a posto? Non c'è male, grazie, tutto a posto. A voi? Benissimo, grazie. Ci vediamo dopo con lui, canteremo insieme. Ecco qui Tita Ruggeri, bella come sempre, per il suo spazio quiz. Lo vedremo. Lei molto elegante. Bene, stasera. Ti ringrazio. Ci vediamo dopo. Sì, certo. Bene, dopo. Io introduco subito il primo appuntamento di questa sera, che è un appuntamento a cui tengo molto perché è l'alba del calcio di Steve Sexy della BBC, un omaggio allo sport più amato dagli italiani, il calcio. Via col documentario. Salve a tutti, sono Steve Sachs. È molto importante per la salute dell'uomo tenersi in allenamento. Abbiamo visto la nascita della palla, la porta dell'arbitro. Vedremo ora la nascita delle punizioni. Il gioco duro e brutale continuava e l'arbitro con i suoi nuovi strumenti si dava un gran da fare, ma l'aggressività dei giocatori imponeva punizioni pesanti. La più diffusa era la clavata sui tre ordini di falangi, falange, falangina e falangetta. Ma per i falli di reazione si imponeva una punizione particolarmente temuta. Essa consisteva nel bere il disgustoso uovo di dinosauro che quasi mai era di giornata. Questo era un castigo veramente duro, anche per uomini temprati e rozzi come i primitivi. Li costringeva così in panchina per settimane e settimane. Ma il problema sorse quando ho sempre odiato i cavalli. Quando le squadre cominciarono ad essere tali e tante da rendersi necessaria una loro differenziazione, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Ciao. Con questa bellissima immagine del poster di Gino La Maglia qui appeso in studio, continuo ringraziando la BBC, ringraziando Steve Sexy per questo bellissimo documentario. Passo a parlare un po' con il mio amico Enzo Iachetti, portiere in forza al Ciocco, in attesa di un ingaggio. Ecco, Enzo, noto e mi sono vestito piacere, bene. Che ecco. Sembra che tu abbia vinto la tua psiche debole, sì, che tu l'abbia finalmente sconfitta questa tua psicologia. Fra Giobbe che mi ha fatto un appunto sul vestito. Hai reagito in un modo mi sono commosso, poi mi sono lasciato un po' andare. Ecco, tu sì, infatti, ma debole. Comunque, stasera ho messo su un bello smoking. Guarda, sono contento. Sai benissimo, cioè, sui bei gemelli. No, sì, i gemelli sì, anche. Sui bei gemelli. Hai fatto anche lo shampoo, Sì, perché a Ciocco c'è un parrucchiere, ex calciatore, chi? Un certo Alessio. Che è lì da anni, non cercava di cercare ingaggi, non lo comprava nessuno. Sono veramente contento. Messo a fare delle barbe così, è diventato il parrucchiere del Ciocco. Come? La cravatta è un po' che non ci azzecca tanto col vestito. Okay. Che cosa c'è? Che la cravatta non ci azzecca poi tanto col vestito. Ma appunto non è importante. Cosa c'è, Enzo? Ti ha detto della cravatta. Ma Enzo, non ti ha detto niente di male, scusa. No, ma ha detto prima, si doveva mettere qualcosa che c'ha il signor Stefano. Vabbè, ma il papillon, dici? Con lo smoking non ci va la cravatta. Secondo me, ho detto così, secondo me. Sì, ma non ha detto niente di male, è inutile che piangi, scusa. No, non avevo voluto dirmi, farmi fare figura, no, come al solito, qui. No, ecco, siete sempre lì a farmi fare figure, pensate ai vostri vestiti, ma no? Ma Enzo, cara, ma scusa, non ti ha detto niente, perché devi piangere, scusa? E allora perché mi ha chiamato? Ma come... Per dirmi che c'ho la cravatta brutta. Sì, ma non piangere, Enzo. Non sto piangendo. E cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ecco. Vabbè, io direi di passare al prossimo servizio, un servizio che parla di problemi sociali. Prego di partire dalla regia col filmato, appunto, grazie. Appunto, un po' così. Aleo, sono io, sono quello, il capo del club calcio animale che fate nel baccalà, che a confronto gli altri. Sono il dopolavoro della ballerina. Come ci siamo divertiti, questa settimana, questa domenica, maronne che risate. Siamo andati a aggredire al treno, alla stazione. C'era tutto un gruppo di persone che andavano. Ci siamo avvicinati, ho chiesto di che squadra siete. Loro hanno detto non siamo una squadra, siamo una compagnia. Erano i carabinieri che andavano in Calabria. Gli ho detto, più grosso di tutti, gli ho detto, la sai l'ultima sui carabinieri, a carabinieri.
Ma quando me la date? Mi ha gonfiato con una zampogna. Alla fine mi ha pure arrestato perché i documenti, la fotografia non corrispondeva più alla faccia. Ma non puoi dire che cazzo non è salutare, salutare. Allegia, fai canne a puntare, oh! Allegia, appuntate, già, candale! Bene, Sportacus tocca con mano i problemi sociali, abbiamo visto. Tita, è il tuo momento del quiz. Sì, vieni da noi momento, a farlo? Certo, bene, andiamo. Volentieri, grazie di questo invito. Io accetto qua. E siamo al momento del quiz. Sì. Dovete sapere che un delizioso bambino di nome Boris mi ha scritto, scusate, una letterina davvero molto divertente. Boris, tanto carino. E dice: cara Margherita, perché nei treni non ci si può sporgere dai finestrini? Ma perché, caro Boris, vi potreste fare male voi bambini, potreste cadere? Oppure, meglio ancora, quando passa un treno dall'altra parte e con la locomotiva vi può spiaccicare la testolina, non è vero? Quindi fate molta, molta attenzione in treno, d'accordo? Grazie anche per tutti i disegnini che tu e i tuoi compagni di classe mi avete mandato. Stiamo verniciando i muri in casa mia in questi giorni e così li abbiamo stesi tutti per terra per salvare il pavimento dalle macchie. Grazie, mi avete salvato i pavimenti. Bene, ed ora passiamo al quiz di stasera. Sì, bene. Attenzione, la domanda è questa: quanti minuti dura una partita di rugby? 80 minuti. Ma questa è la risposta. Ho sbagliato, ho letto la risposta, che sciocca. Ho vinto io stasera allora. Sì, brava. Mi dice ancora una volta rugby, scusa. E allora, rugby? Rugby. E allora, non telefonate, faremo per la prossima volta. Prego la regia di mandare i prossimi filmati, non è vero? Sì. Beh. Rugby. Dammela, dammela, dammela. No! La parata, dai. Ma che? Scusa, ma tu dove stai giocando? Scusa. Siamo in diretta su Rai 2. Ma che ti dai? Ma se ho parato in differita 15 giorni fa, ho parato. 15 giorni fa. Scusate. Siamo in differita. Buon lavoro, voglio. Sei in diretta su Rai 2, siamo in differita, abbiamo giocato 15 giorni. Oh! No! No! Benissimo, grazie alla regia, direi di passare. Sì, però una cortesia, Enzo, basta con sta mano, mi stai esagerando, dai. È un po' compagnia, no? Vabbè, compagnia, ma sono mezz'ora che ce l'hai in mano, sono tutto sudato, poi scusa, Enzo. Mica perché sono un gay. Vabbè, forza, no? Che c'entriamo che sei un gay? Poi si dice gay, forza, Natale, allora la moviola, forza. Cinelli, non è possibile, luminosità e contrasto non funzionano, mi dispiace, non c'è niente da fare. Però si sente una bellezza. C'è l'altro delle partite. Biciclette abbandonate sopra un prato e poi. E sarà Battisti. Le due case sono ombre. Ecco, innocenza sulle cose. Il grande Lucio, il grandissimo Lucio, ha fatto del bene a tutti noi, a tutti noi. La mattina pure dove noi. Però certo, questo se la poteva risparmiare Perché? Sarcinelli, ho fatto un calcolo dall'età di 11 anni. Sì. Io questa canzone l'ho sentita più di 28.000 volte. Ogni volta che uno tiene una chitarra in mano sulla spiaggia col falò, sta là. E bicicletta abbandonata, Maronna, Sarcinelli. Devo fare un anno. Lucio, ci stai ascoltando in televisione? Lucio, ecco. Questa veramente potevamo farne a meno della lunga treccia. Comunque, Sarcinelli, per evitare il problema della moviola, teniamo qua Baggio che canta Battisti. Baggio. Lo regaliamo. Questo lo diamo. Baggio, non con 3G, con 2G. Baggio. Sarcinelli, l'abbiamo fatto in casa. L'abbiamo fatto in casa. Però io sono contento di una cosa, Sarcinelli. Che teniamo qua l'erede diretto di Lucio Battisti. A Ludia Ramaglia, esatto. Gino! Sei troppo buono, Gino, grazie. Guarda qua, Gino! No, sei troppo buono. L'autografo della prima puntata. La prossima volta, se mi invitate ancora, certo. Io ti porto la mia fotografia con la dedica. No, Gino, veramente! Vabbè, te lo prometto. Io direi di passare. Enzo, per cortesia, sei sudato, mi sporti anche la camicia, scusa! Basta. Capito. Allora direi di passare al prossimo contributo filmato. Guido Iacchini in fuga sulla Tirrena Adriatica, via al contributo filmato. Grazie. Domani, quando torni? Quando non lo so, quando mi invitate. Che problema c'è? Hai paura di aver sbagliato strada? Ti fermi, fai una bella telefonata, va bene? Che tanto non ti corre mica dietro nessuno. Come non mi corre dietro nessuno? C'è il gruppo dietro, vabbè, ma il gruppo sta a 20 minuti, fai il tempo a chiamare l'ACI e ti fai dire la strada giusta, va bene? Che problema c'è? Dai, Guido, fermati un attimo, telefoni.
Ecco, la bicicletta me la fregheranno se la lascio qua. No, dai, mettila dentro, dai, su. Cosa vuoi che sia? Dai. Sta calmo, sta calmo, Guido. Sì, pronto? Aci? Aci, pronto. Ah, buonasera, grazie. Buonasera. Sì, senta, io sono Guido Iachin, il corridore ciclista. Benvenuto. Siccome sono in fuga, dovrei chiedere una cortesia. La strada per il Gavia. Il Gavia? Sì. Ma non le conviene. Ma come non le conviene? Sono a sapere anche dove sono. Dove adesso? Sono a Bormio. Bormio, sì, ma dove? In una cabina telefonica. Benissimo, allora faccio così. Lei continua la strada che lui davanti a lei per 200 metri. Sì. La seconda a sinistra è via Cavour. Gira a destra, via Indipendenza. Arriva in piazza 5 giornate. Lì c'è il vigile. E cosa faccio col vigile? Chieda a lui. Ecco, grazie, Molto gentile, buonasera. Meno male che ce l'ha. Se no, rischiavo di perdere la gara. Vai, Guido. Molto bene, direi di passare subito alla linea Gino La Maglia, la sua canzone. Gino La Maglia, vuoi cantarci questa bella canzone? Il mio ultimo microsocco, accidenti, sì. A te vi presenterò Alea O, che è un altro inno allo sport. Bene, se, e se mi consentite, sì? Avrei portato senza offesa una pastiera da Napoli. No, ce la mangiamo un po' tutti quanti. No, no, adesso. La facciamo forza, dopo dietro le quinte. Ah, dopo. La mangiamo, sì, dopo. Sì, la mangiamo dopo. Allora un occhio alla pastiera. Se non c'è problema. Vedete, ti preparo, ti annuncio. Gino La Maglia, Alea O, un inno allo sport. Vai Gino, via con la base, prego. Perché si va allo stadio, non vuol venire con me. A voi sentite la radio, per fare spietta a me. Se bella sia una favola, io ruberei per te. Ma quando è la domenica, si insista con me che. Ma se tu vieni potrai gridare Alea O. Vedresti com'è bella sgridare tutti in coro Alea O. Forever tutti insieme Alea O. Gridate con me Alea O. Sgridiamo, dai, dai, Alea O. Sgrida su, dai, con me Alea O. Grazie, grazie, forever tutti insieme a salutare i nostri ospiti e il pubblico dalla casa. Arrivederci a tutti quanti. Con me sgrida, dai, Alea O, dai, sgrida con me Alea O. Grazie con me Alea O. Tutti insieme forever Alea O. Sgridate! Alea O! Tutti insieme! Su, su, non ti attaccare! Su, canta anche tu! Alea O! Sgridate con me! Alea O! Forever! Oh, fare Alea O! Come capire? Come si fa a capire? Alea O! Sgridate! Dai, Enzo, sei una lagna! Sector Adventure, per l'uomo di polso, vi presenta... Convivenza forzata? Si trova sempre un rimedio. Lei deve proprio suonare quella cosa a quest'ora. Le ho detto che mi aiuta ad addormentarmi. Ha mai provato le pillole? Non so suonare le pillole. Un amore svitato? Ha bisogno di una soluzione. Mi crede sconvolto per 14 rilevanti critiche negative? Richard Dreyfuss e Marcia Mason in un idilio firmato da Neil Simon. Goodbye, amore mio. Domani alle 20:30 su Odeon. Ricola, le uniche, ineguagliabili, inimitabili caramelle balsamiche alle 13 erbe svizzere. Ed ora, oltre alla Ricola tradizionale, Ricola al mentolo, Ricola alla melissa, Ricola alla menta arancia, Ricola da sollievo. Duran Decade, 10 anni di successi. Decade, per avere tutto il meglio. Decade, il nuovo album dei Duran Duran. Compact disc album, musicassetta EMI. Sì.
X-Factor Adventure per l'uomo di polso. Per conquistarla era disposta a tutto. 8 milioni di finanziamento senza interessi in 12 mesi per una Citroën AX. Una fuga impossibile, con una taglia sulla testa di 10 milioni di finanziamento senza interessi in 15 mesi per una Citroën BX. Una storia pazzesca. Finalmente insieme Citroën AX e BX in Un affare scandaloso. In programmazione dai concessionari Citroën fino al 30 dicembre. Brown Mini Beaner è pronto in cucina. Lo stacchi e fa la maionese. Lo lavi e fa la tartare. Lo rilavi e frulla il frullato. E lavora anche a caldo, direttamente in pentola. Ok, Brown! Brown Mini Pimer, il frullatore a testa in giù. Sorridi a For Fruit! For Fruit! Fragola! Ehi! Appena For Fruit! Un profumo delizioso For Fruit! Alla mela o all'arancia For Fruit! La banana che profumo For Fruit! C'è il buon profumo della frutta negli spazzolini For wow. Fruit! For Fruit! For Fruit! Con la frutta è più divertente! For Fruit! For Fruit! Lo spazzolino al profumo di frutta è solo Piave! Buonasera. Per il ciclo Cavalieri Solitari andrà in onda fra poco La Sparatoria, un western ad alto livello con profondi risvolti psicologici, interpretato dal grande Jack Nicholson. Più tardi invece un quarto d'ora di risate sul mondo dello sport con Sportacus. Ma ora vi lascio alle immagini di La Sparatoria. Buona visione. Questo film vi è offerto da Snelling Silk.